Claudio Amendola e Francesca Neri, altro matrimonio al capolinea, la colpa è tutta sua. Spunta fuori l'amante famosissima che ha sfasciato un amore che durava da oltre un ventennio. Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero detti addio a causa sua. Matrimonio in frantumi per colpa di una terza incomoda. Ecco chi ha conquistato il cuore del famoso attore. Claudio Amendola e Francesca Neri, matrimonio al capolinea. Il 2022 non è stato un anno sicuramente favorevole per molte coppie del piccolo schermo da un punto di vista sentimentale. Prima la separazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi a gennaio, poi l'addio doloroso di Ilary Blasi e Francesco Totti l'11 luglio e ora questa, un'altra amatissima coppia del mondo dello spettacolo si è detta addio. Stiamo parlando di Claudio Amendola e di Francesca Neri. L'attore protagonista della serie TV più famosa d'Italia, I Cesaroni, e la sua compagna, si sarebbero lasciati, e tra l'altro non i buoni rapporti, dopo 25 anni trascorsi insieme. La causa? Lui ha perso la testa per un'altra. Si mormora che sia proprio lei, una donna famosissima, ad aver distrutto un amore che durava da oltre un ventennio. Nessuno avrebbe mai pensato che Claudio e Francesca, così uniti nella vita e nel lavoro, si sarebbero detti addio dopo tutti questi anni trascorsi insieme. Eppure, l'ombra ingombrante del tradimento ha distrutto anche la loro famiglia. Chi è la famosissima che ha fatto perdere la testa all'attore Claudio Amendola e Francesca Neri avrebbero deciso di porre fine al loro matrimonio già 3 mesi fa. Questa è un'indiscrezione lanciata dal portale Dagospia che afferma, dopo 25 anni insieme, il famoso volto dei Cesaroni e la sua compagna hanno dunque deciso di lasciarsi e la colpa sarebbe niente di meno che di un'altra donna che avrebbe rapito il cuore di Amendola. Ma chi è la terza incomoda? Per il momento la sua identità resta sconosciuta, si vocifera però, nei corridoi del gossip, che la donna della discordia sia una personalità famosa e importante del piccolo schermo. Nessuno avrebbe mai pensato che Claudio e Francesca si sarebbero detti bye bye dopo tutti questi anni insieme. Loro, che si sono sempre mostrati complici e affiatati sullo schermo e lontano dai riflettori, hanno lasciato tutti a bocca aperta con queste voci di una presunta separazione. Conosciutisi sul set del film Le Mani Forti, entrambi sono stati baciati dal colpo di fulmine. Cupido è stato generoso con loro e ha concesso ai due volti noti del piccolo e del grande schermo un amore lungo più di un ventennio. Ma come accade spesso, le cose belle possono anche finire ed è proprio ciò che è successo anche a Claudio e Francesca. Per il momento i diretti interessati non si sono ancora espressi sulla questione che da qualche giorno sta facendo impazzire i social. Pare però che l'attore abbia lasciato già la casa familiare e che si sia trasferito in un appartamento. I due protagonisti della triste vicenda non hanno confermato ma nemmeno smentito questa news che se dovesse essere confermata dispiacerebbe davvero a tutti. Eppure i due insieme sono stati capaci di affrontare momenti dolorosissimi. Qualche tempo fa, il famoso volto di Cesaroni è stato colpito da un infarto e ha rischiato di perdere la vita mentre Francesca ha attraversato anche lei un periodo buio dopo aver sofferto di una cistite interstiziale cronica che ha cambiato completamente la sua vita. Entrambi sono stati l'una alla spalla dell'altro ma a quanto pare l'amore che per 20 anni li ha tenuti uniti, nel bene e nel male, ora non è capace di tenerli insieme. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.